Salve da Grobalatti, oggi sono a casa, sto preparando il pane. Volevo andare in campagna per cuocerlo, ma il tempo un po' mi ha scoraggiato. Tra l'altro dovrò costruire un tavolino là vicino, quindi mi serve un marmo per fare il lavoro. E quindi mi trovo in una situazione che non era pratica, poi comunque fa freddo. Io ho cominciato già, vedete, a accendere il fuoco. Finalmente il fuoco si è acceso, tanto qua la legna ne abbiamo tanta. L'unica cosa buona che ho nella mia casa è che dispongo di tanta legna, quindi non ho il problema di accendere fuochi quando c'ho freddo. C'ho due stufe e un caminetto. Legna varia, di eucaliptus, di pere selvatiche, quelle che sono più, e altre cose ancora che si potono, anche in campagna, o olive, quello che c'è. Legna c'è sempre. A parte quello, oggi ho preparato quello che avevo perché sono stato impegnato col pane. Momento si sta lievitando, però cuociamo verso pomeriggio, faremo anche una focaccia, faremo anche dei panzerotti, faremo anche quelli che si chiamano carricelli con sardella, molto, molto interessanti. Questa è una melanzana che avevo congelato, quindi melanzane piene, questa addirittura è una polpetta di melanzana, una variante. Queste sono le nostre, diciamo, melanzane a filetti sott'olio e le olive, abbiamo delle olive, quelle di Zalamoia. L'anno scorso, perché l'oliva, attenzione che ci vogliono del tempo finché non si addolciscono. Non è che adesso le fate quest'anno e le mangiate. Io tendenzialmente ci vuole oltre 14-15 mesi per poterle mangiare. Ma quello che devo far vedere è che ieri non ho avuto il tempo perché si è fatto tardi. Il vino, questo è il vino che ho prodotto quest'anno. Il vino che io faccio io è quasi un Nerone perché sono uve di quelle Magliocco. Quindi un vino abbastanza denso, quindi si potrebbe dire un Nerone, si potrebbe dire. Proviamo come è venuto. Molti lo vogliono vedere per forza di colore rosso, vivo, trasparente. Secondo loro quello è il vino migliore. Certamente sì, ma anche i vini che tendono su, vedete, c'è la sfumatura bellissima, ma anche questi qua non è che sono di meno. Il vino è buono. Anche perché non poteva che essere altrimenti un vino Magliocco di grande maturazione. Buonissimo. L'unico problema che c'è questo vino, che dovrò correggerlo, è che utilizza anche il raspo, nel senso che non ho la macchinetta al momento, anche se prima lo facevano così, però si sente questo sapore, diciamo così, un pochettino asciutto, no? Di raspo, ma sempre naturale. Però questo raspo gli dà più forza, gli dà ancora qualche cosa in più, ma bisogna in qualche modo poi accettare il fatto che gli lasci un pochettino la bocca più, diciamo un pochettino, diciamo così, il sapore di raspo più secca. Per il resto è un grandissimo vino strutturato con tantissime sfumature. Bene, io vi saluto, adesso mi preparo più tardi poi a preparare le forme, poi faremo il pane magari. Entro stasera faremo tutto quanto. Grazie all'attenzione, da Croprate da Michele Expert.